A questo punto ci si pone un grosso problema, cioè come strutturare e su cosa soprattutto strutturare queste liste civiche, cioè come la facciamo la campagna elettorale? La facciamo in maniera classica, promettendo che quando ci sarà la maggioranza in quel tal comune si faranno quelle cose, anche se diciamo, l'intenzione è buona, la metodologia è la stessa. Sempre promesse. Allora io quello che propongo è di fare un rovesciamento totale, cioè andare alla gente e dire: guardate, noi vogliamo fare questo nel comune, ma intanto possiamo fare la stessa cosa a casa tua. Perché invece di consumare energia elettrica dal petrolio che inquina e che provoca la guerra nel mondo, tu non inizi a consumare energia elettrica dal sole e dal vento e dall'acqua? Lo sai che puoi fare un contratto che ti fa risparmiare il 2% sulla bolletta dell'Enel? È un contratto che esiste, non sto raccontando una favola, l'abbiamo fatto noi con www.commercioetico.it ed è un contratto conveniente rispetto ai contratti che ci sono sul mercato, cioè tu, cittadino, hai subito un risparmio. In più hai un beneficio generale, perché è un contratto che ti fa consumare energia ecologica. Possiamo fare lo stesso discorso sul riscaldamento, andare dal cittadino e dirgli: lo sai che con 9 euro puoi comprare un pannellino da mettere dietro il tuo calorifero, così il calore che tu spendi soldi per avere non finisce dentro il muro e se ne va dalla tua casa, ma resta nella tua casa. Con 9 euro risparmi il 10% delle spese del riscaldamento di quel calorifero. Questo sarebbe un cambiamento del modo di vedere la politica, cioè io vado a fare campagna elettorale proponendo alla gente di realizzare a casa sua, nella dimensione familiare, quello che ho intenzione di organizzare come razionalizzazione dei consumi e della gestione in termini generali nell'amministrazione del comune. Ma questo comporterebbe anche un altro grossissimo vantaggio, cioè dal punto di vista economico, siccome io devo finanziare la campagna elettorale, devo comunque poi fare i manifesti, tutta una serie di iniziative che costano, invece di andare a cercare la sottoscrizione togliendo soldi dalle tasche della gente che già in questo momento qui c'ha dei problemi, io divento una specie di rappresentante di queste nuove tecnologie e ottengo per ogni cosa che riesco a far comprendere alle persone che conviene realmente, ottengo anche un vantaggio economico come associazione, come lista elettorale. Perché? Perché appunto ci sono degli accordi, ad esempio prendiamo il caso del contratto di energia elettrica da fonti rinnovabili. Allora, in Italia ci sono 3 milioni almeno di persone che simpatizzano per il blog di Beppe Grillo. Ecco, se uno su 10 di queste persone facesse questo contratto di energia elettrica da fonti rinnovabili, siccome per ogni diciamo, contratto fatto c'è possibilità di ricevere 10 euro dall'azienda erogatrice, sarebbero 300.000 persone per 10 euro, fanno 3 milioni di euro, cioè una cifra consistente. Ma questo discorso lo possiamo fare su tutta una serie di altri elementi. Noi abbiamo, non so, fatto un contratto con Livecom, che è una onlus che si occupa, una cooperativa sociale che si occupa di disabilità e che gestisce contratti telefonici di telefonia fissa e di ADSL, e che per ogni contratto ti dà una percentuale. Attenzione, queste percentuali non sono una volta la firma del contratto, no, ogni anno che questa persona continua a utilizzare quel tipo di servizio, all'associazione che lo promuove continuerà ad arrivare una percentuale sul fatturato, cioè è un modo di creare anche una solidità nel tempo, non la sottoscrizione e poi l'anno dopo devo venirti a cercare. Capite che è un meccanismo
completamente diverso dalla logica tradizionale di gestire la politica, ma ha una serie ulteriore di vantaggi. Ad esempio, costruiamo un'organizzazione in cui non sono quelli bravi a parlare che diventano i capi e poi si immagina che uno bravo a parlare poi sia anche bravo a gestire un comune. No, non è vero. Uno può essere bravo a parlare, può essere incapace di gestire non un comune, ma neanche una salumeria gli puoi mettere in mano. E poi c'è invece il portaborse di quello bravo a parlare che va a cercare i soldi e poi chiaramente questo meccanismo legato alle sottoscrizioni, sappiamo storicamente, è anche la porta per tutte le corruzioni, tutti gli inciuci, eccetera, eccetera. Andiamo a costruire qualcosa che non è solidamente strutturata. Se io invece baso la mia iniziativa politica sulla mia capacità di dimostrare subito ai cittadini la mia efficienza nel non soltanto fargli il contratto, ma poi ovviamente devi seguire che tutto funzioni, che realmente non ci siano intoppi, eccetera, eccetera. Cioè devi misurarti con la realtà concreta, con le difficoltà di ogni giorno. Fare i gruppi d'acquisto, lo sa chi ne ha fatti come me, è una cosa di un'enorme complessità. E lì misuri la capacità di un gruppo politico realmente di fare delle cose che funzionano concretamente, non nel bla 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 bla, ed è lì che ti guadagni la fiducia per poi chiedere a una persona di mandarti a amministrare il comune. Perché quando uno ha visto che la corrente che gli fornisci tu funziona, costa di meno, magari sei riuscito a proporgli il pannello solare sul tetto per l'acqua calda o il pannello fotovoltaico o il mulino vento o l'auto elettrica, perché poi attenzione, noi con commercio etico modestamente abbiamo ottenuto dei grandi risultati, ma che cosa succederebbe se un movimento enorme che raccoglie milioni di persone come quello degli amici di Beppe Grillo scegliesse la consociazione? Ad esempio, noi in questo momento non siamo in grado di offrire un contratto di telefonia cellulare perché siamo troppo pochi, siamo riusciti un contratto di telefonia fissa. Ma se si muove il gruppo di Beppe Grillo, beh, cavolo, altro che telefonia cellulare puoi avere, ma puoi avere anche l'automobile elettrica, ecologica, etica, domani mattina. Cioè, se ci sono oggi 100.000 consumatori che vanno da un'azienda di automobili e dice: vogliamo un'automobile con queste caratteristiche, vogliamo la foto dell'operaio che viene massaggiato, mentre assembla i pezzi, te la fanno come vuoi tu. E questo tra l'altro è un altro elemento importante perché ci fa scoprire la forza del consumatore. Oggi, se i consumatori si organizzano, hanno una forza enorme perché? Perché sono quelli che comprano, possono chiedere i prodotti come vogliono se si organizzano. E questo è un ulteriore elemento strategico importantissimo perché? Beh, perché un gruppo, un movimento che si occupa di intervenire sulla qualità dell'amministrazione pubblica, che è lo stesso che riesce a distribuire auto elettriche e telefonia e che cosa ci potremmo mettere dentro? Ci potremmo mettere dentro l'assicurazione etica, la finanza etica, il risparmio etico, l'acquisto consociato di elettrodomestici di classe A super, iper risparmiosi dal punto di vista energetico e tantissime altre cose.